cari amici, bentornati. Molti di voi, tramite messaggeria privata, mi ha chiesto come collegare un variatore di tensione a un display. E ho anche notato che questi due dispositivi spesso sono acquistati insieme per essere utilizzati insieme, dal variatore di tensione all'alimentatore variabile, comunque in genere per i nostri progetti. In rete però ho potuto notare dai vari video che sono stati pubblicati dagli amanti del Friday Day che spesso si fanno degli errori comuni sul collegamento di un variatore di tensione a un display per leggere appunto la tensione o anche la corrente. E in questo video vedremo di fare chiarezza per evitare frequenti errori quando appunto ci avventuriamo a collegare questi due dispositivi. Vi lascio intanto il riferimento a questo variatore di tensione appunto dichiarato 8A e potete andare in rete a cercarlo con la sigla XH-M401. La prima caratteristica che salterà all'occhio dopo aver fatto la ricerca tramite questo articolo è che questo variatore di tensione appunto supporterà 8A. Un'altra caratteristica è che in ingresso accetterà tensioni comprese tra 4 e 40 volt. Quindi intanto ci concentreremo a vedere come si collegherà questo display al variatore di tensione, evitando possibili errori. In descrizione potete trovare un link relativo a un video che ho realizzato circa 3-4 video fa, dove parlo appunto nello specifico di questo doppio display voltmetro e amperometrico e come si collega a una fonte di tensione e a un carico per leggere appunto la tensione fornita e la corrente assorbita dal carico. Quindi quando abbiamo un variatore di tensione tra le mani dobbiamo distinguere innanzitutto qual è la coppia di morsetti relativa all'ingresso e la coppia di morsetti relativa all'uscita. In questo caso la coppia di morsetti relativa a questo prodotto che abbiamo in mano è quella che sta a sinistra guardandolo col potenziometro in avanti. Noi abbiamo un alimentatore a 12 volt che per il nostro esperimento da banco, quindi per la nostra dimostrazione, va benissimo. Io vi risparmio la parte relativa al collegamento dell'alimentatore perché l'abbiamo visto in tantissime occasioni negli scorsi video. Abbiamo sicuramente da collegare una fonte della tensione di rete a 220 volt che andrà collegata ai relativi morsetti e un'altra coppia di morsetti dalla quale prelevare la 12 volt, che è una tensione sufficiente per vedere funzionare il nostro variatore di tensione e il nostro display. Ovviamente prese tutte le precauzioni possibili, come ad esempio accertarsi che l'alimentatore in uso in questo momento sia disalimentato, noi lo vediamo tramite la spietta che c'è qui in basso che è spenta, e possiamo procedere appunto al collegamento. La coppia di morsetti relativa alla 12 volt quindi andrà collegata in ingresso, cercando appunto di stare attenti a distinguere qual è il positivo e qual è il negativo. Noi lo vediamo appunto tramite il più e il meno che sono stati appunto incisi in prossimità della morsettiera. In questo modo abbiamo dato alimentazione 12 volt al variatore di tensione. Quindi un errore che spesso si fa quando si va a collegare un display del genere a un variatore di tensione è che la coppia di morsetti relativa all'alimentazione del display, quindi l'alimentazione che dà energia al display per poi farlo funzionare, viene collegata in uscita al variatore di tensione. Commettendo questo errore, quindi alimentando il display tramite l'uscita del variatore di tensione, succede che quando la mia tensione varia, grazie appunto a questo step down, e scende al di sotto dei 4 volt, il display si spegne. Quindi in questo modo il display non riesce a funzionare perché gli stiamo fornendo una tensione più bassa di quella di esercizio. Perché se scendo al di sotto dei 4 volt il display inizia a funzionare male o addirittura si spegne, quando ancora in questo campo ho grandezze da misurare. In questo modo il display è alimentato da una 12 volt compatibile con la tensione d'esercizio indipendentemente dal variatore di tensione. Quindi con una prova volante, se diamo alimentazione all'alimentatore appunto, spia si accende, step down si accende, che però è alimentato per i fatti propri, e il display si accende. Adesso dobbiamo dare in pasto al display le grandezze da misurare. Vediamo come. Disalimentiamo il circuito per lavorare sempre in sicurezza e andiamo a considerare appunto questi tre terminali più grossi. Dal tutorial pubblicato un paio di video fa abbiamo visto che il terminale rosso è il terminale relativo alla tensione, quindi la sonda in un certo senso per misurare la tensione. Se questa infatti la colleghiamo sul più dell'uscita dello step down dovremo leggere la tensione. Possiamo visualizzare la nostra tensione che varia al variare appunto della tensione in uscita dello step down, cosa appunto che ci permette questo variatore di tensione grazie al display, grazie a una connessione corretta, perché l'alimentazione del display è costante e collegata alla fonte. Quindi togliamo per un attimo alimentazione al display e iniziamo a vedere come collegare un carico per andare a leggere la corrente che scorrerà
sul circuito quando appunto il carico sarà in esercizio, quindi quando il carico dissiperà energia. Abbiamo visto nel tutorial dedicato appunto a questo display che questi due cavi saranno proprio i cavi dove scorrerà la corrente del circuito. Il cavo nero si collegherà alla fonte di alimentazione, in questo caso l'uscita del nostro step down, e il cavo giallo si collegherà al carico fungendo da meno. Invece il più del carico si collegherà diretto alla fonte di alimentazione in uscita dallo step down. Noi faremo il test di carico con il nostro trapano visto e rivisto come dispositivo test nei nostri video, anzi vi invito a dare un'occhiata al video dove faccio vedere come modificare un trapano, un piccolo trapano di questo genere avvitatore, facendo in modo che possa essere alimentato con un'alimentazione diretta e quindi senza batterie. Quindi dopo aver preparato un cavetto per andare ad alimentare il nostro carico test, il più andrà collegato in uscita allo step down e invece il meno sarà aggiuntato al giallo che fungerà da meno di carico proveniente dal display. Quindi una volta effettuato questo piccolo cablaggio verso la connessione di carico, possiamo dare alimentazione al display e tramite lo step down imposteremo la tensione di lavoro del nostro trapano elettrico che dovrebbe essere intorno a 6 volt. Quindi non ci resta che connettere il nostro carico appunto rappresentato dal trapano e quindi sul display possiamo leggere tranquillamente la corrente che scorre su questo circuito quando questo trapano è in esercizio. L'abbiamo visto tante volte, quindi lo scopo di questo video, più che vedere come si connette un display, è vedere come si connettono insieme lo step down al display, evitando i soliti errori. Cari amici, io spero che il video sia stato di vostro gradimento. È un video che sarà propedeutico per i progetti futuri e finalmente ho quasi pronto il progetto che vi ho promesso qualche settimana fa. Vi anticipo che sarà la seconda versione dell'interfaccia ATX multitensioni. Ancora in fase di lavorazione, come vediamo appunto è ancora tutto buono, ma a breve monterò il video per farvi vedere un po' come funziona. Vi anticipo che sarà impiegato il commutatore rotativo che abbiamo visto qualche video fa, sarà impiegato il display che abbiamo appena visto e che abbiamo recensito un paio di video fa. Ricordo che chi non avesse visto la prima versione dell'interfaccia ATX è una scatoletta che ci permette di connettere un qualsiasi alimentatore ATX a 24 pin per poterne sfruttare le tensioni che ci fornisce senza effettuare nessun taglio, nessun ponticello, ma semplicemente con una connessione, in modo che questo tipo di scatoletta ne predisponga l'uso per qualsiasi alimentatore ATX a 24 pin. Quindi cari amici, se il video è stato di vostro gradimento, io vi invito a lasciare un like, commentare magari per avere appunto delle informazioni costruttive e quindi confrontarci. Se ancora non l'avete fatto e vi fa piacere seguirmi, iscrivetevi al canale. Da Sebitorisi è tutto, grazie e alla prossima!